Se fossi credente, mi sentirei davanti a un miracolo. Da 30 anni, però, opero chi è colpito dal cancro. I contorni della mia idea di fede si sono progressivamente offuscati. Così non posso che definire incredibile quello che ho visto. Il professor Lorenzo Spaggiari, 60 anni, emiliano, direttore della chirurgia toracica dell'Istituto Europeo dei Tumori e docente all'Università di Milano, abitava con la famiglia l'ultimo piano della Torre dei Moro. Il soffitto è crollato e abbiamo perso tutto. Bruciata e sciolta dal calore, anche la cassaforte è inserita nel muro. Soltanto una cosa, non solo è salva, ma è intatta, un crocefisso. Lo conservavo in una bustina di plastica, come nuova anche quella. Incredibile, mia moglie si è messa quella croce al collo e non vuole toglierla più. Siamo proprietari del 18° piano. In 200 metri quadri non è recuperabile uno spillo e ho visto la mia casa bruciare in diretta TV. L'unico oggetto ad essere riemerso dalle macerie in perfetto stato dentro una cassaforte liquefatta è quella piccola croce d'oro. Inutile negarlo, la mia famiglia è scossa. Se lo è un caso che turba, anche perché non si è verificato da solo. Domenica mia moglie voleva restare a casa. L'ho infine convinta ad andare qualche ora al mare in Liguria con i bambini. Non avevo mai insistito prima. Se non fossimo usciti trovandoci al di sopra delle fiamme scoppiate più in basso, saremmo stati in trappola. Spesso nel fine settimana stavamo a giocare e a riposare nel soppalco al 19° piano. La coincidenza grazie a cui siamo vivi ci ha turbato. Ritrovare poi tra i detriti solo una croce sparata fuori dal muro lascia increduli. Passo prima di andare in ospedale. Sono tornato a operare già lunedì e lavoro ogni giorno. Chi ha un tumore non può aspettare. La mattina dopo il rogo ero atteso da 17 pazienti. Io avevo perso la casa, ma loro rischiavano di perdere la vita. È l'opposto. Operare mi aiuta a resistere. Da lunedì la mia empatia con i malati e con le loro famiglie è più forte. Ora sono loro ad aiutare me. Vedo la dignità con cui affrontano il dolore. Mi vergognerei a dare la precedenza alla mia casa. Quando si incontra la propria disperazione, si comincia a capire meglio quella degli altri. Prima che esistesse, ancora sulla carta. Poi ho visto il grattacielo nascere. L'ho scelto per stare vicino allo IEO. Sono sempre reperibile. In 10 minuti potevo essere in sala operatoria. Un amico mi ha prestato 60 metri quadri. Negli ultimi 10 anni siamo vissuti su un piano intero. Per la famiglia accontentarsi è un'esperienza preziosa. Un chirurgo può guardare la vita da una prospettiva complessa. Lei però non dimentichi ora l'essenziale, quel crocifisso salvato all'ultimo piano. Tutti i residenti nel grattacielo lo considerano un miracolo perché il rogo non ha causato vittime. Lasci che io possa pensare quantomeno a un inspiegabile prodigio.